Archiviata la sosta, mancano 4 giornate al termine della regular season della Serie A di calcio 5 e l'Italservice è calata mani e piedi in un rush finale che scatterà domani venerdì 21 aprile alle 20:30 con il big match casalingo contro l'Olympus Roma. Poi il 25 aprile ad Avellino con la Sandro Abate, prima dell'epilogo del 3 aprile in cui si ospiterà la Fel di Eboli e della chiusura del 6 maggio con la trasferta veneta in casa del Petrarca. 4 gare in cui l'Italservice Pesaro si deve innanzitutto giocare l'obiettivo prioritario della salvezza. È il nostro obiettivo, deve essere il nostro obiettivo. Chiaramente poter giocare la Serie A è un grosso vantaggio per tutti, un grosso vantaggio per il pubblico, un grosso vantaggio per la città, un grandissimo vantaggio per gli sponsor perché avrebbe un'attrazione diversa. Però quello che ho detto, non facciamocene una malattia. 4 partite che dividono da un Italservice che nel 2023-2024 si annuncia già estremamente diversa. È una formula che a me piace tantissimo, è una formula che non mi vedrà più come presidente e quindi mi vedrà solo come sponsor, forse neanche come main sponsor, perché ci sono altre aziende interessate ad entrare e ad affiancarmi. Comunque mi vedrà sempre partecipe in primo piano, perché garantirò la mia sponsorizzazione come Italservice, ma soprattutto garantirò quest'unione tra i nostri 24 sponsor consorziati che hanno costituito questo mini consorzio che comunque finanzia questa bellissima squadra e questa meravigliosa società. Parallelamente si sta costruendo un CDA con persone di livello, persone che comunque sono sempre state attaccatissime a questa società e quindi che hanno vissuto insieme a me, insieme alla mia famiglia, la storia dell'Italservice Calcia 5, quindi l'avvocato Nicola Munzi, ci sarà mia moglie Simona Marinelli, Lele Ortolani che è responsabile del settore giovanile, che insieme alla Betty Polidori, che sarà sempre nel CDA, ha fatto un lavoro straordinario di reperimento dei bambini e quindi di costruzione proprio del settore giovanile. Probabilmente ci sarà anche la figura del dottor Riccardo, del commercialista Riccardo Pierpaoli, quindi ecco, la costituzione e la costruzione di una società parallela, di un modus operandi parallelo, quello di avere un solo presidente a capo di tutto, a me piace tantissimo. Nuova Italservice, ma già guidata da una filosofia ben precisa. Non c'è un ridimensionamento, assolutamente. C'è un qualcosa di nuovo però, che comunque, e questo è un po' quello che per tanti anni avrei voluto fare e che purtroppo è stato un pochino sempre soffocato, perché comunque siamo stati presi dalla frenesia dei risultati, delle vittorie, di tutto quello che abbiamo vissuto, e va bene così. Però adesso è il momento di affiancare a giocatori d'esperienza, giocatori di un certo rilievo, giocatori di una certa classe e solidità, ragazzi, noi vogliamo fare questo, noi vogliamo far incominciare a esplodere questi 250-280 ragazzi che giocano nell'Italservice Calcio 5, vogliamo farli crescere e vogliamo portarli a giocare in Serie A. Questo è il nostro sogno, questo è il mio sogno e la società, il CDA è d'accordissimo con me, quindi ci sarà un'Italservice forte, però un'Italservice diversa, perché vedremo tanti giovani del posto, di Pesaro e delle Marche, affiancare campioni come Giulio De Oliveira, Schiocchet, Fortini, Tony Dandel, che comunque saranno dei pilastri, che comunque noi assolutamente vorremmo, lo stesso Davide Putano, che noi vorremmo comunque che continuassero a rimanere a Pesaro, perché devono comunque guidare questa nuova, diciamo, riforma, questa nuova fondazione di questa società che deve partire per forza di cose dal settore giovanile.